Allora, informazione data dalle persone, se voi avete una notizia da dare, una cosa curiosa che volete comunicare a Karen, Karen poi la racconta, la dice, invece il vostro sito come funziona? Liquida.it nasce da, faccio una breve storia perché mi è venuto in mente Liquida.it. Nel 2002 con un amico avevamo una directory di blog, si chiamava Blogando, e c'erano 200 blog nella directory, eravamo molto orgogliosi tra il 2001 e il 2002. E da lì poi abbiamo incontrato della gente per strada e abbiamo creato una cosa che si chiama Splinder, forse alcuni di voi useranno Come come piattaforma, certo. piattaforma di blog. Poi ho fatto altre strade, forse sbagliando, ma mi è rimasto il pallino di tutta questa gente che su Splinter scriveva un sacco di cose nei propri blog, di cui moltissime cose interessanti. Alla fine ho trovato il coraggio di licenziarmi da un'azienda che era Virgilio Telecom Italia, e con mia moglie che mi diceva appena sposato, ma porco cane, ti ho appena sposato, ti Io volevo già la licenzi. villa, la casa, immaginavo già, invece E ho no. trovato il coraggio di provare con amici a creare un'idea, perché secondo me il contenuto che viene prodotto, tutto il contenuto è valido. Io non sono dell'idea che se fate un blog, intanto non sono dell'idea che per forza dovete essere su Twitter, avere un blog o fare qualsiasi cosa, cioè si è persone normali anche se non si è su Facebook, MySpace, scegliete, volete essere da qualche parte ci siete, se non ci volete essere non ci siete. Potete esserci come volete. Non mi trovo per niente d'accordo con quello che hanno detto prima, che ci dovete essere per forza curandola. Ci potete essere perché in quel momento avete una passione, ci volete mettere quattro Dovevamo quindi foto. aprire, tu dici, hai seguito le Sì, raccomandazioni, infatti poi adesso tutto diventa una confusione. Allora ci sono o non ci sono, faccio o non faccio, giusto quello potete come non esserci, ognuno ha la potete sua. esserci come vi pare, potete esserci per mettervi quello che vi pare, perché avete voglia di condividere quattro foto con quattro amici. Molti di voi scopriranno che nell'esserci, prima o poi scopriranno magari di avere passioni che non avevano, o mano a mano coltiveranno delle passioni che avevano e inizieranno a scrivere delle cose, a mettere dei video, a fare delle foto. Diciamo che c'è tanto contenuto comunque interessante prodotto da voi. Ma il vero problema secondo me è che è veramente tanto. È talmente tanto, per darvi un'idea, che da Splinter 2002 ad oggi in Italia sono stati creati 1 milione o 2 milioni di blog, ce ne saranno attive alcune centinaia di migliaia. Producono, si stima, un 10 milioni di post all'anno solo in Italia. È chiaro che con cose del genere, molto è la foto dell'amico, sono andato in vacanza, tutto validissimo, però magari interessa a una stretta cerchia, ma molti sono contenuti che interessano ad altri. C'è chi scrive dello sci, c'è chi scrive del complesso musicale, eccetera, eccetera. Il problema è farli emergere, perché alla fine sembra tutto facile, io mi metto qua, io mi metto là, ma io non ci capisco niente. Cioè è difficile anche per un addetto ai lavori trovare le cose interessanti. O ci perdi tanto tempo, inizi a navigare con crosslink fra un sito e l'altro, eccetera, eccetera. Vai su Google, ma ormai anche Google, poverino, fa quel che può. C'ha dentro, solo per l'Italia, circa 200 milioni di documenti. Non è facile che vi faccia proprio trovare quello che volete, proprio prodotto da un blog. Spesso vi dà un sito, una redazione, tutta roba valida, ma non cose di un blog. Però secondo me sta nascendo l'esigenza di far emergere i contenuti di qualità da questo mare magno. Di qualità è una parola strana, diciamo che possono interessare qualcun altro. Ci sono tante forme per fare questo, ad esempio potete andare su Current, avete visto una storia postata da un altro, gliela segnalate e loro gli danno la giusta visibilità ed altre persone la scoprono. Negli Stati Uniti sono nate forme come Dig, non so chi lo conosce, in Italia si è tramutata in una cosa che si chiama Ok Notizie, in cui la gente segnala delle notizie e le vota. Oppure per i siti web è nata una cosa molto carina, negli Stati Uniti non so chi la usa, si chiama Delicious, se cercate dei siti web vi assicuro che vi aiuta. Allora, ci sono tante forme, noi ci siamo inventati una forma che dice: io non credo che il fenomeno debba stare in mano a 100 blogger famosi che scrivono tutti loro. Io credo che sia interessante quello che scrivete voi, certamente tirando fuori quello di buono, di qualità che c'è dentro. Ecco, la domanda scusa, alla fine forse è questa, no? Quante volte voi avete avuto voglia di scrivere una roba e vi siete detti, ma chi me ne frega di questa roba qua? E quindi magari non vi siete poi posti, vi siete posti la domanda e prima non l'avete fatto. Cioè, dire, ma
io racconto questa cosa, davvero interessa a qualcuno, oltre che me e i miei due amici? Magari sì. Cioè, quindi provateci, al di là di tutto. Lui prima diceva, io scrivo quello che mi viene in mente, ho un blog, scrivo le cose che mi vengono in mente, fatelo. Nel senso che magari in effetti interessa molte più persone di quanto si scrive. Tanto interessa a voi, perché voi approfondite un'idea mentre la state scrivendo, fotografando. Poi magari interessa ai vostri amici e rimane lì. Poi magari interessa anche ad altri. Magari esatto. Non a tantissimi, ma se voi fate un pezzettino, un altro fa un altro pezzettino, alla fine ci sono tanti pezzettini interessanti. Noi cosa facciamo? Cerchiamo con una redazione tutti i blog, diciamo, non proprio solo personali, ma che abbiano del contenuto. In questo momento ne abbiamo recensiti 5.000, vorremmo arrivare a 10-15.000. Pensate che solo 5.000 blog producono 150.000 articoli al mese. Poi con delle tecnologie, che ora non vi tedio, cerchiamo di capire di cosa parlano, se sono fatti bene, se hanno riscontrato interesse, se sono votati, commentati, visitati. E quando voi andate a ricercarli in questa roba appena nata che si chiama liquida.it, provate a cercare un vostro interesse. Uno ieri mi ha chiesto, ma chissà se c'è qualcosa sulla maratona. Ho detto, proviamo, ho messo maratona, e sulla maratona c'erano 160 persone che avevano scritto qualcosa sulla maratona.